con Edilana Fly, che è un isolante che viene prodotto per l'aerospaziale, che noi produciamo per gli Airbus, per il precondizionamento degli aerei a terra, una parte abbastanza sconosciuta ma importante, non solo perché ha un impatto ambientale molto elevato, ma anche per un altro motivo, perché è la parte che consente poi di poter viaggiare. Il precondizionamento dell'aereo è fondamentale. Certo. Lavorando con gli ingegneri aerospaziali, hanno visto che in realtà i tanti materiali che avevano utilizzato, il nostro era quello che li soddisfava di più. La loro non era una ricerca di tipo ambientale ecologico, a loro interessava avere un materiale, punto, quindi hanno provati tutti. E hanno visto che il nostro era quello che più rispondeva. Tra le 30 innovazioni aerospaziali a Parigi, al Salone Biennale dell'Aerospaziale, e aveva questa capacità di far dialogare fra loro due materiali diversi. Questi tubi hanno un PVC interno, poi hanno il coibente e poi esternamente hanno l'acciaio. Quindi l'hanno trovato proprio in questo prodotto. Ed è lì l'idea, ma visto che lo usano nell'aerospaziale, hanno bisogno, c'è l'acciaio come filo conduttore, abbiamo pensato di realizzare un prolungatore di cottura proprio con lo stesso materiale di Lana Fly. Quindi si fa cuocere l'alimento, dopo che va in ebollizione per 2 minuti, 3 al massimo, si toglie la pentola, si mette all'interno, si richiude. Puoi aprire e chiudere come vuoi, si chiude e poi uno si dimentica. Ci si ritrova il cibo cotto, si scopre un sapore del cibo dimenticato, perché si scopre un sapore completamente diverso. Intanto non bisogna mai usare il sale, perché viene fuori tutta la salinità del cibo. E poi il sapore e il calore del cibo. Quindi io ad esempio la mattina preparo molto presto e poi ritorno certe volte a casa anche molto tardi la notte e ritrovo il cibo pronto, ottimo, non devo neanche riscaldarlo.